Amiche e amici di Agricoltura Oggi, eccoci qua, questa è la puntata 1037 del nostro settimanale incontro. Iniziamo con due notizie che riguardano lo straordinario mondo dell'olio extravergine d'oliva. Italia Olivicola informa che procedono i confronti con i tecnici del Ministero per il riconoscimento della IGP Olio di Roma. Un parametro importante è stato già definito ed è quello delle varietà ammesse nel disciplinare: 80% di quelle autoctone laziali, 20% di altre italiane. L'elenco delle cultivar regionali è stato allargato anche alle varietà Maurino e Pendolino, definito a 200 il numero minimo di polifenoli. Il periodo di raccolta stabilito nel disciplinare va dal 15 settembre al 31 dicembre. Il Consorzio di tutela dell'extravergine DOP Aprotino Pescarese informa di una collaborazione con l'Istituto Alberghiero e per l'accoglienza di Pescara per formare giovani che portino alla creazione di guide per la valorizzazione di tutti i beni dell'Abruzzo e tra questi quelli che vengono definite le miniere del gusto. L'Istituto ha deciso di investire sui giovani perché questa regione ha bisogno di competenze progettuali e imprenditoriali che abbiano una visione integrata delle risorse del territorio. Nella guida ci sarà anche l'elenco delle aziende olearie con descrizione di prodotti e servizi, un argomento questo che sicuramente approfondiremo qui da Agricoltura Oggi. Per quanto riguarda la seconda notizia che avete appena ascoltato, nella quale si parla della collaborazione del Consorzio di tutela DOP Aprotino Pescarese con l'Istituto De Cecco di Pescara, ebbene, questi ragazzi sono impegnati con la loro scuola anche in attività di volontariato. Il professor Vincenzo Gambino ha accompagnato questi giovani studenti dell'Istituto IPSAR di Pescara, quindi ristorazione e alberghiero. Voi collaborerete con questa casa famiglia? Guardi, noi già collaboriamo, abbiamo collaborato con la Caritas e collaboriamo, continuiamo a collaborare con la Caritas. Il Don Rodolfo ci ha coinvolto in questa, che è sicuramente una degna di merito, di coinvolgimento di una struttura scolastica. Come potrebbe essere questa collaborazione? Ci può dire qualche cosa in senso generale? È normale che dobbiamo adesso studiarla insieme al dirigente scolastico, la professoressa Di Pietro, per vedere come possiamo stare in collaborazione con questa tipologia di casa famiglia. Quindi, e anche perché noi di casi ne abbiamo parecchi a scuola, di ragazzi disabili, con quelle problematiche che prima esprimeva Don Rodolfo. Quindi noi sicuramente avremmo piacere di collaborare con questa istituzione. In Abruzzo, dopo le elezioni regionali, c'è grande attesa per sapere chi sarà la guida del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, chi sarà dunque il nuovo assessore. Abbiamo realizzato questa intervista a Camillo Colangelo, condirettore di Confagricoltura Abruzzo, perché Confagricoltura in un comunicato ha fatto presente proprio l'esigenza di fare in fretta, di stringere i tempi. Camillo Colangelo, condirettore di Confagricoltura Abruzzo, è in atto sia qui a livello territoriale abruzzese ma anche a livello nazionale una riorganizzazione che punta ad un futuro sicuramente in linea con le esigenze attuali del settore primario. È in atto una notevole ristrutturazione di Confagricoltura sia a livello nazionale che a livello periferico, almeno per quelli che riguarda noi Abruzzo. Abbiamo già operato da un paio di anni la ristrutturazione sia degli uffici che del personale esistente.
Ci sono anche notevoli iniziative in corso, l'ultima delle quali è proprio di ieri, c'è stato un incontro organizzato dalla Confagricoltura Nazionale sulle infiltrazioni criminali nel settore agricolo, alla presenza del procuratore nazionale antimafia, generale dei carabinieri, col presidente dell'ANM e non da ultimo c'è stato il saluto del ministro degli interni Salvini. L'operazione è in atto, ci stiamo lavorando molto e i primi successi si intravedono. Allora, voi qui in Abruzzo state spingendo affinché ci sia rapidità nella scelta dell'assessore? Sì, è necessario e soprattutto è urgente avere un nuovo assessore all'agricoltura. Questo nuovo assessore si spera abbia anche competenze e conoscenze tali da poter velocemente rimodulare l'intero PSR, semplificare le procedure e avere una spinta tale da metterci in condizioni di spendere come Regione Abruzzo una cifra che oscilla dagli 80 ai 90 milioni di euro, fondi che devono essere spesi con il PSR per evitare il disimpegno. Ora, se questo è stato possibile nel 2018, è stato possibile semplicemente per il grosso utilizzo dei fondi relativi alle misure a superficie, ma noi dicevamo questo. Oggi paghiamo le istruttorie, quando si faranno? Si stanno facendo in questi giorni, quindi i fondi distribuiti nel 2018 sono assoggettati a controlli istruttori nel 2019 e si sta già verificando questo. Diversi agricoltori stanno restituendo fondi che gli erano stati invece assegnati nel 2018. Questo perché? Il PSR è stato concepito male, noi questo l'abbiamo detto non adesso ma lo dicemmo già nella fase di presentazione del PSR di approvazione, tant'è che la nostra organizzazione non sottoscrisse quel documento. È un documento che contiene innumerevoli misure che sono impossibili da realizzare, sono intricatissime, prevedono delle procedure burocratiche pazzesche. E tutto ciò chiaramente ha reso impossibile la spesa. Quindi cosa occorre? Occorre intanto rimodulare velocemente, arrendersi, alzare una sorta di bandiera bianca, arrendersi, andare in Commissione Europea e al Ministero e tentare di applicare procedure velocissime che ci possano consentire la spesa del PSR. Voi avete chiesto anche, molto interessante come richiesta, cioè di aggiungere le competenze alle deleghe dell'assessore regionale alle politiche agricole anche quella dei parchi. Ma assolutamente sì, avere un territorio destinato a parchi diciamo grandissimo e non poterlo conciliare con le esigenze degli agricoltori e anche del mondo venatorio, assolutamente ormai fuori dal mondo. Un assessore dovrebbe avere appunto questa delega, sia all'agricoltura che ai parchi, all'ambiente e al settore venatorio, in modo da mettere a tavolino, tutte le competenze necessarie affinché tutti i personaggi interessati e tutti gli imprenditori del settore possano averne un beneficio. Anche l'Aquila si sta riorganizzando, ci sono state delle nomine proprio in questi giorni, insomma Cate Alfonsi, che è davvero una delle portabandiere della Confagricoltura, avrà adesso un ruolo molto importante. Beh, Katia ormai storicamente ha dimostrato di essere un tecnico capacissimo, una persona che si interessa di tutto il mondo agricolo e quindi era inevitabile darle questo ruolo nuovo, quello di vice direttore dell'Unione Agricoltori di Avezzano. Ogni giorno i nostri agricoltori sono alle prese con una battaglia senza fine contro i nemici delle loro colture. E dunque tra questi tanti insetti micidiali come la cimice asiatica, che comincia a far paura. Ed anzi, qualche tempo fa lo stesso ministro Centinaio, ministro dell'agricoltura, è stato costretto ad intervenire in un question time per spiegare un po' quello che si sta cercando di fare per porre un ostacolo a questo micidiale insetto. Ma chi è la cimice asiatica? La Limorpha alis, o cimice marmorata, è un insetto originario dell'Asia orientale che è stato rinvenuto per la prima volta in Europa dal 2004 e la cui presenza è attualmente accertata anche nel continente nordamericano. Insetto dalla elevata polifagia,
tant'è che si segnalano più di 100 ospiti vegetali. Risulta fondamentale l'attività di monitoraggio mirata nelle singole aziende agricole e sulle diverse colture, così come è importante ricordare che il successo nel contrasto al parassita non è assicurato dall'esclusivo utilizzo di trattamenti chimici, vista l'elevata mobilità della specie che può riposizionarsi su differenti colture. È stato avviato un programma di controllo biologico per la difesa della frutticoltura nazionale e sono stati avviati studi dedicati per porre in essere interventi con antagonisti naturali del parassita. In particolare, le ricerche svolte nell'ambito del progetto nazionale denominato ASPRO-P hanno permesso di individuare un imenottero parassita delle uova della cimice, allevabile in biofabbriche su ospiti alternativi o in Oencyrtus telenomicida. Sono state effettuate prove dirette in frutteti condotte con differenti metodologie. L'antagonista ha mostrato nei frutteti produttivi, nei quali è necessario il controllo anche di altre avversità, limiti di efficacia e di permanenza negli ambienti. Per l'utilizzo invece di antagonisti naturali provenienti dal territorio di origine del parassita, sarà prima necessario risolvere le problematiche legate al divieto di introdurre in natura specie o popolazioni non autoctone. Tra coloro che sono resi conto della pericolosità di questa cimice asiatica c'è anche un professore dell'Università di Chieti Pescara, il professor Francesco Stoppa, che ha anche organizzato un convegno su questo insetto micidiale. Lo abbiamo intervistato. Io faccio parte del Dipartimento di Scienze Psicologiche della Salute e del Territorio. Noi parliamo oggi di una emergenza che poi tra l'altro ha verificato essere tale, proprio lei si è preoccupato di questa invasione di cimice asiatica che può creare notevoli problemi ai nostri agricoltori. Sì, dunque la cimice asiatica è arrivata da pochi anni in Italia, è già prodotto nel nord Italia, in particolare in Friuli Venezia Giulia, in Veneto, in parte della Lombardia e in Emilia Romagna, danni per centinaia di milioni di euro a tutte le coltivazioni ortofrutticole. In particolare distrugge fino al 97% le coltivazioni di peperoni, pomodori, e però è anche una gravissima, fa degli attacchi molto gravi ai pereti, frutteti e anche alle coltivazioni di kiwi. Queste sono coltivazioni intensive che si trovano soprattutto nell'Emilia Romagna, che è la maggior produttrice di questi prodotti in Italia, li esporta anche. Quindi lì per primi si sono sensibilizzati a questo problema e il centro più importante, il Centro Nazionale di Osservazione, Prevenzione e Ricerca contro questo ospite alieno, questo parassita alieno che viene dalla Cina, però a noi è arrivato tramite le importazioni attraverso il porto di Genova e sorprendentemente attraverso l'autostrada che viene dalla Svizzera verso l'Italia, perché le cimici non sono state importate nelle piante ma negli autoveicoli. È un animale che durante il periodo autunnale incomincia a cercare un posto dove svernare e gradisce moltissimo le automobili e tutti, diciamo, naturalmente entra anche nelle case ma anche le valigie. Quindi il meccanismo di propagazione, capite bene che è subdolo, perché voi magari andate in un altro paese e portate cimici dall'Italia, tant'è vero che la Nuova Zelanda e l'Australia stanno seriamente pensando di chiudere le importazioni di tutte le merci italiane e comunque già hanno inserito dei protocolli che ci costano il 15% in più, perché una volta che queste merci italiane di qualsiasi genere, container che possono contenere queste cimici, arrivano in Nuova Zelanda e Australia, devono essere sterilizzate con il calore, perché la cimice è insensibile ai pesticidi.
questa cimice non è facilmente identificabile, quindi un agricoltore si potrebbe trovare in difficoltà scambiarlo per un altro insetto. Allora, intanto potrebbe essere scambiata con la nostra scardapuzza. Infatti ho creato una pagina che si chiama Scardapuzza, usando questo termine dialettale che però è molto vicino al popolo, ai contadini, che sono coloro che vengono più danneggiati, che comunque sono più attenti al fenomeno perché vedono questi insetti che attaccano le colture. Io ho già raccolto testimonianze che già dall'anno scorso si sono avute delle perdite di piccoli raccolti a causa di questo insetto. In realtà esiste un'applicazione che tutti potete scaricare sul telefonino e in questo modo mandare una foto dell'insetto al centro nazionale, vi confermano se l'insetto è o non è un aliomorfa Alis, questo è il termine della cimice cinese, quindi potete essere sicuri che avete questo sgradito ospite, ma anche aiutare le ricerche nazionali per trovare una soluzione al problema. Il problema è grave perché, non essendo sensibile ai pesticidi o poco sensibile ai pesticidi, induce un consumo esorbitante di queste sostanze che non solo danneggiano l'ambiente senza danneggiare la cimice, ma quello che è peggio, uccidono i naturali competitori della cimice. Che cosa voglio dire? Che esistono dei competitori naturali, sono delle piccole vespe che la cimice si è portata dietro nel suo percorso. Queste vespe mangiano le uova, sono molto piccole, 1-2 millimetri, mangiano le uova di cimice, ma le vespe sono sensibili ai pesticidi, quindi usando insetticidi non solo non uccidiamo la cimice, ma invece uccidiamo l'unico nemico che ora conosciamo contro questo problema. Quindi tutti devono essere informati. Il mio dipartimento si è preoccupato di fare un seminario invitando la massima esperta mondiale di questo fenomeno. Quello che però ancora non sappiamo è se le associazioni di categoria hanno capito che i loro associati sono minacciati da questo problema, e non abbiamo risposte dall'Istituto Fitosanitario della Regione. Mi potrei sbagliare, ma ho l'impressione che nessuno sappia niente di questa cosa, che probabilmente ci piomberà già da quest'estate, perché abbiamo già fatto rilievi della presenza di questa cimice molto diffusa nella zona costiera, ma anche nell'interno dell'Abruzzo. Tenete conto che attacca anche l'albero d'olivo, attacca anche l'olivicoltura. Per fortuna non è molto dannosa per l'uva, e anzi sono stati fatti anche esperimenti producendo vino che contenga anche cimici, perché è difficile toglierle dai grappoli quando si vinifica, e pare che non alterino il gusto del vino. Quindi sul vino siamo relativamente sicuri, ma su tutto il resto dobbiamo essere assolutamente vigili e allerti. Che cosa può fare un agricoltore per cercare di prevenire questo fenomeno così, insomma, devastante? Intanto non farsi prendere dal panico e incominciare a buttare pesticidi inutili, che sono costosi, sono inefficaci contro questo insetto e inoltre avvelenano l'ambiente, ma la cosa peggiore, uccidono i naturali competitori e uccidono tutta una serie di insetti utili per l'impollinazione o per la produzione del miele. Quindi in questo modo si fa più danno che altro. Quindi su questo non bisogna lasciarsi prendere dal panico, informarsi sul fatto che attualmente, in questo momento, l'unico rimedio valido sono le reti. Io capisco che noi non abbiamo un'agricoltura intensiva, quindi le reti sono poco usate in Abruzzo, però oltre ad avere il vantaggio da proteggere da tutti gli insetti, anche dalla grandine, in realtà ne esistono varie forme, quindi gli agricoltori lo sanno, possono informarsi qual è il tipo di protezione in rete che possono utilizzare per le loro coltivazioni. Ripeto, quelle che vanno protette sono essenzialmente quelle ortofrutticole. Direi che anche gli operatori del settore vinicolo dovrebbero stare un po' in allerta su questa cosa, e tutti quanti in Abruzzo, e soprattutto le istituzioni e le associazioni di categoria, andarsi a documentare presso il centro nazionale che si trova a Modena, e comunque mettersi in contatto con l'Istituto Fitosanitario, il quale anche lui però deve vedere l'esperienza che c'è stata fatta in Friuli, in Veneto e in Emilia-Romagna su questo problema gravissimo.
La settimana scorsa anche Agricoltura Oggi in questa trasmissione si è occupata della crisi del latte in Sardegna, una crisi che sembra continuare mentre il Ministero cerca di trovare un accordo con i pastori che sono esasperati. Abbiamo cercato con David Falcinelli, consigliere di AproZoo, di spiegare un po' quali sono state le cause di questa crisi. Torniamo con un altro intervento di David Falcinelli molto interessante che ci dà un'ulteriore spiegazione, un approfondimento di quello che abbiamo già detto la scorsa settimana. Il valore del latte e il suo prezzo di acquisto alla fonte, cioè dal produttore, all'interno della filiera dei formaggi è un problema che riguarda non soltanto la Sardegna ma anche altre regioni, e tra queste l'Abruzzo, dove anzi il prezzo da riconoscere ai produttori dovrebbe essere superiore a quello degli allevatori sardi. Il problema di base resta sempre quello ed è lo stesso per tutte le filiere: ad essere penalizzato, soprattutto nei momenti più difficili, è sempre l'agricoltore e allevatore. Per comprendere quanto sta accadendo, abbiamo intervistato David Falcinelli, consigliere di AproZoo, associazione di produttori zootecnici. Di fatto 33 su 35 caseifici sardi hanno superato la quota indicata dal consorzio di tutela della DOP, circa la quantità massima producibile per soddisfare il mercato. Sembrava che in America ci fosse una richiesta abbastanza sostenuta, questa invece è venuta a crollare e di fatto si sono avuti tanti chili di formaggio invenduti sul mercato. Eccedenza di pecorino ed eccedenza di conseguenza di latte prodotto. Il governo ha avuto via libera dall'Europa per far uscire dalla crisi i pastori sardi, quindi l'intervento del governo non configura l'ipotesi di aiuto di Stato. Ma la crisi, come abbiamo detto, non riguarda soltanto i produttori sardi. Se non si stabiliscono delle quote di produzione serie e delle sanzioni per chi le supera a livello di consorzio della DOP, non sarà un lavoro facile. Certo, togliere di mezzo tanto formaggio pecorino dal mercato aiuterà molto, e non è da escludere che se la promozione avrà il suo effetto il problema non si ricreerà, però la crescita deve essere proporzionale: latte, formaggio, mercato. L'effetto, attenzione, l'euro che viene richiesto dai pastori sardi sostanzialmente al soddisfacimento delle necessità della Sardegna e di quel tipo di pecore. In Abruzzo pagare 85 centesimi o un euro un litro di latte delle pecore di razza abruzzesi, appenniniche e compagnia bella non è sufficiente per coprire i costi, perché sono due latti completamente diversi. Quindi il problema dei sardi è una punta dell'iceberg. Il problema c'è anche in Abruzzo, è pesantissimo, e se escludiamo qualche piccola nicchia di mercato come il pecorino di Farindola, ma è una nicchia, non aiuta tutto il comparto, anche il pastore abruzzese sta subendo la stessa onta e lo stesso problema. Attenzione, il consumatore non sta pagando meno il pecorino, e questo, quando si dice distribuire lungo tutta la filiera la crisi, significa che non bisogna riversare sulle spalle dell'allevatore il costo eccessivo del latte diminuendo nel prezzo. No, ognuno deve fare la sua parte, perché il pastore non dovrebbe mai andare a produrre sotto costo, ed è quello che sta avvenendo ora. Se si produce sotto costo, o si accetta di fare gli schiavi per tutta la vita o si smette di produrre, e a quel punto avremo creato un altro presupposto, quello dei caseifici, che tra 5, 6 o 7 o 10 anni diranno non c'è materia prima, non si trova, come è successo per gli arrosticini, no? Non ci sono più le pecore, qui ce ne sono, non ci sono più le pecore e siamo costretti ad importarle. Se uno non le paga il giusto, che siano pecore, che sia latte di pecora, che sia latte bovino, perché l'effetto domino è alle porte, il problema rimane, il produttore non può farlo schiavo.
Amiche e amici dell'agricoltura, oggi si conclude anche questa puntata 1037. Ebbene, grazie per essere stati con noi. Sapete che potrete continuare a seguirci anche sul nostro sito agricolturaoggi.it oppure .com. C'è un profilo Agricoltura Oggi sullo spazio YouTube e poi ci sono gli incontri quotidiani su Facebook nel gruppo di Degusta e nella pagina Agricoltura Oggi, e poi c'è Twitter, ma c'è anche Instagram. Alla prossima settimana. Thank you.